durante il suo intervento lei ha parlato dello Stato italiano come di uno Stato peggiore addirittura della monarchia assoluta dello Stato francese. Perché questo paragone così forte? Perché i diritti di impugnativa che i contribuenti dell'epoca avevano nei confronti delle pretese dei fermier, cioè gli esattori tributari privati, di fronte ai parlamenti dell'epoca, che erano organi appunto di impugnativa tributaria e amministrativa, erano maggiori di quelli che ha oggi il contribuente italiano. È un dato di fatto, quindi è abbastanza paradossale, visto che viviamo in un ordinamento democratico e repubblicano, però il giudice del re poteva comminare fino a 3 volte la richiesta eccessiva che il fermier faceva al contribuente, e una cosa simile forse servirebbe anche un po' nell'Italia di oggi. Ecco, il suo movimento è stato spesso paragonato, forse anche a torto, all'aspetto diciamo specularmente opposto al movimento, al movimento 5 Stelle, al movimento di Grillo. Lei condivide questa opinione? Ma magari fosse vero, cioè questo il mio commento è tutt'altro che stizzito in materia, cioè, magari fosse vero, cioè loro hanno una... ci sono da anni, noi ci siamo da 15 settimane. Detto tutto questo, loro sono un catalizzatore della protesta e io credo che Grillo anche alle elezioni politiche farà un risultatone. Io in realtà capisco chi ci si impegna in quel movimento, ne conosco moltissimi, gente di cui ho grandissima stima, ne capisco e condivido la totale ripulsa del sistema dei partiti, e l'unica cosa è che non condivido le loro proposte economiche, ma è tutto qua. Visto che lei stesso ha citato poc'anzi i partiti, proprio in merito di partiti, adesso si avvicinano comunque le elezioni regionali, lei che tipo di idee si è fatta per le future elezioni lombarde? Allo Stato direi che Ambrosoli e la sinistra sono in vantaggio insieme all'UDC, il problema è che secondo me più di un lombardo su due o non andrà a votare o voterà Grillo, e allora a quel punto ci sarà un problema, per così dire, di rappresentanza democratica. Però sulle proiezioni attuali la sinistra è avvantaggiata. Credo che la Lega, non so se anche con il PDL, con l'Election Day credo che il PDL tornerà su Maroni, ma credo che Maroni alla fine farà meglio di quanto non si credesse quando la Lega pochissimo tempo fa con Bossi era in una crisi profondissima. Quindi lei pensa che il futuro paradossalmente potrebbe essere un Maroni, nonostante sia lì? No, io penso che vince la sinistra. Da parecchio tempo. Vince la sinistra rispetto a Maroni in Lombardia, io penso questo, vince Ambrosoli in altre parole. E il vostro movimento che ruolo avrà in tutto? Il nostro movimento ha provato fino a questo momento a dire esperienze di civismo fuori dai vecchi partiti, abbiamo candidato Albertini a condizione che non avesse il PDL e Formigoni, gliel'abbiamo continuato a dire, mi pare che Gabriele Albertini prenda un'altra strada, e in quel caso quello che potremmo fare noi è una verifica nei confronti di Ambrosoli, ma poi provare ad andare da soli.